Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eccolo qua, il bando per arruolarsi nella regione straniera. Vedete, cari amici, se avete dei dolori, se la vostra fidanzata vi ha abbandonati, se voi avete compiuto qualcosa di poco carino che non piace a mamma e papà, eccolo qua il bando. Ve lo fa vedere Serafino Massoni. Voi fate una scappata a Marsiglia e nel porto di Marsiglia venite arruolati. Vedete? Questa è la nuova tenuta militare dei legionari. Andranno a combattere nel Sahara. Niente più quella triste divisa militare pesante. Eccolo qua, ha provveduto un'azienda di mutandine. Con queste mutandine i legionari vanno nel Sahara, riscattano l'onore perduto, dimenticano la fanciulla che li ha abbandonati. Vedete come sono ben allineati? Guardateli, proprio un atteggiamento militaresco. Guardate che bei ragazzi che sono, hanno il cuore infranto ed ora sono tutti lì in mezzo alle sabbie infuocate del deserto sahariano, che guardano lontano, vedete, hanno gli occhiali da sole, stanno guardando lontano, hanno il cuore a pezzi, hanno, chissà che cosa staranno mai vedendo, chissà che cosa le loro menti staranno mai pensando, guardate, guardano lontano, guardano, forse c'è una carovana di cammelli con tante principesse dell'Arabia Felix, E questa carovana magari si dirige verso di loro, però loro hanno il cuore infranto, non si sa se riusciranno a superare il trauma, quella ferita narcisistica che hanno loro inferto le ragazze abbandonandoli. Guardate come guardano lontano lì in mezzo alle sabbie infuocate del deserto, sono tanto tristi, vedete, nessuno di loro ride. Debbono affrontare una nuova vicenda esistenziale e lo fanno con tutto l'ardimento che hanno nel cuore. Legione straniera, eccola qua, legione straniera, la legione degli ardimentosi. Vedete? Ecco, adesso dovrebbero costruire, innalzare una bella tenda nel deserto e prendere un tè nel deserto sotto la tenda con le principesse che avanzano. Portate dai cammelli e vengono dall'Arabia Felix. Eccoli qua questi giovani ardimentosi. E come non rendere omaggio anche a questa ditta di mutandine? Mutandine per questi eroici legionari che hanno lasciato a casa tutti i loro affetti e che magari si sono portati appresso anche le foto della donna che le ha traditi. Guardateli quanto sono belli e ardimentosi. Ma dite voi, se foste state voi le ragazze di questi giovani qua, avreste mai avuto il coraggio voi di abbandonarli, di infrangere il loro cuore? Guardate che bando, come si è aggiornata la legione straniera, guardate la nuova divisa, guardate quanto sono belli, bravi. Non erano questi qua dei giovani da abbandonare alla disperazione. Sarebbero stati degli ottimi padri di famiglia, guardateli, ed ora sono stati costretti prima a fuggire a Marsiglia, poi a arruolarsi nella legione e poi attendere 5 anni nella legione per poterla lasciare con il cuore ricostruito e anche con una buona uscita. Guardateli questi giovani, onore al merito, ma soprattutto onore a questa ditta, a questa fabbrica, a questa azienda che fa queste belle mutandine e le fa gratuitamente, vedete? Le fa apposta per i legionari. Ecco qua, cari amici, ecco qua, guardate che bello spettacolo, guardate che bei giovani, guardate, sono stati costretti ad andare nel deserto del Sahara a combattere per la Francia e così dimenticare l'amore perduto. Va bene, cari amici, grazie. Voi tenete conto di questo messaggio, è il bando di concorso per entrare nella legione straniera, capito?
se qualche ragazza vi ha lasciati e voi siete tanto demoralizzati, ricordatevelo di questo bando di concorso, va bene? Grazie a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.